Bella ragazzi, buongiorno, buongiorno e ben ritrovati. Scusate il ritardo, ma sapete com'è, io purtroppo come tanti di voi lavoro, non posso permettermi il lusso di grattarmi la fava sul divano o in cucina come fanno tanti. Beati loro, sono fortunati che possono permettersi tali cose. Quindi sono in ritardo perché sto lavorando, poi oggi è una giornata speciale. Oggi ragazzi è un evento straordinario. Oggi è una giornata fantastica. Oggi è una giornata da ricordare, ragazzi. Che succede? Succede che oggi è il compleanno della mia piccola, di mia figlia. Oggi mia figlia fa 9 anni. Non sto qui a dire il nome per una questione di privacy, di tutela, ci mancherebbe. È la mia scelta personale, perché non dico mai le cose mie personali, però oggi fa 9 anni, quindi gli faccio, diciamo, in diretta tanti auguri alla mia piccola di buon compleanno. 100.000 di questi giorni, 100.000 di questi giorni veramente, e tantissimi auguri. E detto questo, ci aspettano a Cagliari, ragazzi, hanno intervistato Viola del Cagliari, che ha detto: daremo battaglia, li aspetteremo. Cazzo, aspettano sempre noi per dar battaglia. Per fare battaglia aspettano sempre noi, non perdono mai un attimo. È incredibile. Facendo la conta dei conti della serva degli infortunati, ragazzi, Magnan salta ancora. Poi c'è Hernandez, che potrebbe anche essere, ma salta forse anche lui. Poi c'è Loftus-Cheek a posto, Calabria dovrebbe essere rientrante, ancora qualche problemino. Poi c'è Krunic, ragazzi, c'è Krunic, che è, come dicevamo, un pochino più complicata del previsto. Krunic dovrà fare oggi esami strumentali che diranno l'esito del problema. Si parla addirittura fino a dopo la sosta nei mondiali, quindi dopo il 15 di ottobre. E pensate, che è uscito fuori retroscena un pochino, non dico comico, però tante volte dici: guarda il destino come infame, no? Perché Krunic doveva già uscire prima che si facesse male, doveva uscire al 60esimo, poi la palla non usciva mai e si è fatto male, poi si è fatto male in campo. Bene, questo infortunio di Krunic ha fatto sobbalzare un po' Pioli, perché, come dicevo in altri video, ragazzi, sobbalzano le certezze di Paste Fasul. Quando salta Krunic, che finora non era mai successo, a memoria non mi ricordo, saltano le sue certezze. Quindi arriva la sorpresa, perché finalmente, scusate, guardo, sennò poi mi schianto, finalmente è la volta buona che gioca lui. Al 90% gioca lui, ragazzi, al 90%, sorpresona, al 90% gioca lui, perché è stato dichiarato abile ruolato per la serie. Ora tocca a te, ora dimostra che vali. Capo del cazzo, era ora che dimostra, che si dava la chance di dimostrare quello che vale. Parliamo di Adli, ragazzi. Adli, definito da Pioli come sempre il sostituto naturale di Krunic, io direi il contrario, però giocherà lui, sarà lui a tenere il centrocampo, a tenere la mediana bassa, a smistare palloni. L'unica cosa che può preoccupare di Adli è la fase difensiva, e questo l'abbiamo detto un milione di volte, però per quanto riguarda dalla difesa in su, ragazzi, Adli ha il piedino, Adli mette le palle col compasso, è bravo a fare questo. Magari poi nella fase difensiva è migliorato, se Pioli ha deciso di schierarlo, evidentemente perché è migliorato molto anche nella famosa fase difensiva. Io spero che sia così, perché questo ragazzo si merita di giocare titolare, secondo me. Si merita di giocare, quantomeno si merita di essere provato.
come anche, e non dimentichiamoci mai, non dimentichiamocelo mai, c'è anche Luca Romero, il ragazzino di 18 anni prelevato a Lazio, da Lazio, che ha comunque secondo me nelle corde tante tante capacità. Io l'ho paragonato un po' al Diaz, diciamo, per la dimensione, per la statura, ma con secondo me il piede un pochino più raffinato, secondo me il piedino un pochino più raffinato di Diaz. Dovrebbe, è anche più tecnico, dovrebbe avere anche lui la sua possibilità. Chiaro che col Cagliari, ragazzi, attenzione, perché ci sarà un bel turnover, sì, perché molto probabilmente Jovic prenderà il posto di Giroud, e sarebbe anche ora. Giroud l'abbiamo visto lì che annaspava, ragazzi, Giroud non ce la fa più, è annaspa in campo, si butta per terra perché non ce la fa arrivare a prendere i palloni. Anche ho notato, anche, ditemelo se avete notato anche voi, nello scontro fisico perde sempre. Nello scontro fisico perde sempre, è sempre lui che cade per terra. Questo forse è segno di stanchezza, di indolenza, di stanchezza. Secondo me è stanchezza, ragazzi. È stanchezza del giocatore che ha bisogno di riposare. Per questo giocherà probabilmente Jovic, più Jovic che Okafor. Ricordatevelo che Okafor ha caratteristiche leggermente diverse, quindi giocherà più Jovic che Okafor. E sarà anche il momento molto probabilmente sarà anche il momento di ciucu 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 ciucu. E ora ciucu ciucu deve giocare, ragazzi. Ciucu ciucu ha il dovere di giocare, perché ciucu ciucu più gioca e più entra in palla, meno gioca e più si rattristisce, perché è fatto così. Io già l'ho inquadrato quel giocatore quando era in Spagna, ha fatto vedere delle cose straordinarie. Lui ne ha, ma ce n'ha come nelle corde, come anche Okafor quando è entrato nella partita scorsa. Attacca la profondità in un modo che fa paura. Io farei riposare anche Leao, dico una bestemmia. Farei riposare Leao e farei partire Okafor dal primo minuto al posto Leao. Che ne dite? Fatemi sapere se siete d'accordo o meno, perché magari si diventa un pochino meno Leao dipendenti, si riesce un pochino a fare l'amalgama, a distribuire un po' meno i palloni e dare meno punti di riferimento. Vi ricordate quando giocava Ibra? Quando giocava Ibra, si andava sempre in difficoltà perché le squadre avversarie sapevano che la palla passava sempre da Ibra. Bene, magari può essere anche adesso questo un problema. La palla passa sempre da Leao. Quando Ibra non c'era, vi ricordate che la squadra molto spesso giocava anche meglio, più libera, più disinvolta. Non dico che con le senza Leao giocano più liberi e disinvolti, ma magari potrebbero dare meno, scusate, guardo la strada intanto, magari potrebbero dare meno punti di riferimento, Che ne dite? Voi lo provereste Okafor a sinistra al posto di Leao al primo minuto? E magari far entrare Leao nel secondo tempo? Le partite sono tante, c'è una prossima partita di Champions, magari potrebbe tornare utile. Fatemi sapere cosa ne pensate. Intanto vi auguro buon proseguimento di giornata, ragazzi. Sempre, comunque, ovunque, forza Milan. Ci sentiamo più tardi e adieu!